Consiglio comunale di Mussomeli del 27 dicembre 2022, Palazzo Sgaderi. Oltre un parere sull'appunto 6.
l'ufficio tecnico ha inviato un emendamento per chiarire quelli che erano i dubbi, le mancanze, diciamo che non determinato il negativo, e anche su questa il collegio delle revisioni dice che ci stanno lavorando e nel giro di una mezz'oretta dovrebbero darci l'esito. Per cui la mia proposta è quella di rimandare l'esame di questi due punti alla fine, diciamo, dopo aver trattato gli altri punti, così che se sarà arrivato un parere possiamo trattare. Anche noi siamo costretti. Ok? Quindi, in questo senso, certo, tra i pareri che noi abbiamo, oltre a questi due pareri, ci manca pure il parere riguardando il 17° punto. Non c'è ragionamento sul possesso? No, il parere c'è e di questo ipertreno, sì. No. Chiedo scusa, camera. Posso andare a sì, certo. È arrivato stamattina, forse abbiamo girato. No, non ho girato, non ho fatto le cose. Il gruppo l'ho girato, sì. No, questo no. Ma il gruppo la gruppo questo no. Cosa deve andare? I punti. La variazione. I punti 4 e 7. Sul punto riguardante la sigla trasporti, ho capito così? No? Mi pare di aver capito che sono state stanziate delle somme nel fondo? No, quello ho capito male. No, perché adesso che mi avete fatto un riferimento, ho capito, forse questo è stato. Prego. Allora, rileggiamo che è stato mosso dalle previsioni dei conti riguardo alla proposta di riconoscimento del debito pure in bilancio verso la sigla trasporti. Hanno sostanzialmente evidenziato che c'è un riferimento all'anno 2016 come esercizi finanziari di riferimento per la produttura finanziaria del debito, quando in realtà dovrebbe essere il bilancio che stiamo gestendo. E poi hanno chiesto di specificare meglio le ragioni per le quali l'ente ritiene un arricchimento, dando per specificare il riconoscimento della legittimità del debito in bilancio. I rilievi delle revisioni riguardano solo questa proposta e l'ufficio stamattina, alla luce di questo parere, si è attivato per presentare un emendamento sul quale il Consiglio verrà chiamato a deliberare. In questo modo si risolve il problema del parere non favorevole espresso dalle revisioni dei conti sul riconoscimento della legittimità del debito del bilancio e della società sicura da scuola. La proposta. Siccome io ho letto un emendamento in generale e c'è il parere della dottoressa che dice parere finanziario favorevole al patto che vengano approvate le variazioni di bilancio. Sì. Siccome stiamo posticipando appunto la variazione di bilancio, questa posticipare la variazione di bilancio riguarda solo il debito con il bilancio della sigla trasporti o riguarda anche altri debiti che sono debiti con il bilancio che sono inseriti nell'ordine del giorno e quindi non possiamo posticipare il punto riguardante la relazione di bilancio? Non so se sono stato chiaro. No, praticamente intanto c'è questa la riconoscimento del debito con il bilancio a competenza, come il riconoscimento del debito con il bilancio a competenza di sicuro trasporti può essere puntata a competenza soltanto se viene adottato dopo la variazione di bilancio, perché nella variazione di bilancio si dice un incremento di questo capitolo 354 che dà tante possibilità, che offre tale possibilità. Quindi,
quindi è necessario. Sì, sì, ma io ho capito questo. La domanda è, questo punto che riguarda la relazione di bilancio è propedeutico solo a questo termine di bilancio o anche ad altri, quindi non si può posticipare? No, no, è propedeutico soltanto rispetto a questo. Le altre proposte hanno tutto tutte copertura finanziaria su questo articolo 154, indipendentemente dalla relazione della relazione di bilancio. Allora, stiamo votando la mia proposta di rinvio della trattazione dei punti 4 e 7 al termine della seduta. Allora, Fasano? Sì. Conte? Sì. Valenza? Sì. Giaca? Sì. Torce? Sì. Ugrani? Sì. Castiglione Fondatore? Sì. Correa Vassente, Bullo? Sì. Rispetta? Sì. Mi? Sì. Antio? Sì. Mancino? Sì. Vale. 12 votanti, 12 favorevoli. E da questo punto riprendiamo l'ordine. Quindi passiamo al punto 5. Articolo 20 decreto legislativo 175/2016, ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2016. Mi sembra che è la proposta? Sì. È una, intanto buonasera al consigliere, buonasera a chi si sta ascoltando l'ufficio. È una delle proposte obbligatorie che ogni entro il 31/12/2000 ogni anno viene assolutamente in considerazione. L'obiettivo è verificare, data la ricognizione sulle partecipate esistenti, ovviamente nel tentativo di favorire quel percorso virtuoso che era stato previsto da una delle finanziarie lo scorso anno, che prevedeva appunto la dismissione del partecipato alle nuove strategie da parte degli interventi. Ovviamente nella ricognizione che presentiamo al Consiglio, stasera sono indicate quelle che sono le partecipate presenti in cui il Comune di Lussomeli ha appunto partecipazione, sono nello specifico lato 3 Severga, Terzetta, Provincia Nord, in cui il Comune detiene una partecipazione pari all'8,26%, con un quota di partecipazione di 10.000 e 104 euro. Lato ambiente CD1, che è una società di liquidazione, con una partecipazione al 7,64% e il valore assoluto pari a 76.400 euro, da SRR Servizi Impianti, NAUSO, quindi è una partecipazione indiretta, e poi lato idrico 6, che è contorso in liquidazione, con una partecipazione al 3,73%, e la carta di setta di coltura di sviluppo, con una partecipazione dello 0,50%. In questa ricognizione non trovate il GAL per il Miseno, in cui il Comune di Lussomeli detiene una propria partecipazione, solo per il fatto che con una specifica disposizione i GAL sono stati considerati non inseribili tra le partecipanti. Ovviamente l'intenzione di questo non è stata inserita nell'elenco delle pagine. Sono altri elementi? Presidente, su questo punto l'ordine del giorno non può essere risolto. Perché credo che non sia necessario. La situazione della quale la commissione della società partecipata del Comune di Lussomeli sostanzialmente conferma le previsioni degli anni precedenti. L'anno scorso noi come ufficio avevamo chiesto
all'attuale collegio del direttore dei conti di esprimere il parere, e ci hanno detto, hanno risposto con atti che sono anche protocollati, di non ritenersi tenuti ad esprimere il parere in quanto si tratta di delibera confermativa degli assetti, diciamo, di partecipazione societaria del parte del comune Mossomeli. Quindi non essendo uno dei fattori nuovi tale da giustificare una rilevanza finanziaria prima, diciamo che il parere dei revisori non è assolutamente rilevante per quello che hanno loro stessi rappresentato. Bisogna modificare la delibera, perché nella proposta delibera c'è scritto che la presente proposta di deliberazione dovrà acquisire il parere preventivo di regolarità tecnica, regolarità contabile, e dovrà essere sottoposto al collegio di presa contabile. Sì, questo è un refuso che ovviamente voi immaginate. Va cassata perché il Consiglio in verità non ha prendere atto di questo refuso dovuto al fatto che a volte si lavora anche sui file degli anni precedenti, quindi è un refuso, ma diciamo che la dimostrazione che vi ho dato potrebbe essere ritenuta rilevante comunque per deliberare. Tenuto conto che oltretutto siamo a 3 giorni alla scadenza di legge. E quindi davanti a un refuso che si può cassare, ritenere cassato la sanzione delle nostre conti per non aver libero il 100 dicembre, me la risparmierei tanto come comune, perché ovviamente una mancata di libera il 100 dicembre costerebbe una sanzione di parte del 5 euro a carico del governo. Passiamo alla votazione. Schifano? Sì. Conte? Sì. Valenza? Sì. Vituraca? Sì. Sorcia? Sì. Migrelli? Sì. Castiglione? Sì. Bullo? Sì. Ispretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Costanza Assente Mancino? Sì. Proposta numero 6, adozione del regolamento edilizio comunale senza del comma 4, articolo 29 della legge regionale del 13 agosto 2020, aggiornato con le disposizioni normative di cui al DL 76/2020. Ingegnere Alba, vuole presentare lei la proposta? Abbiamo il posto qui, il porto che è qui. Sì. Si tratta di un... si tratta di un adempimento normativo, nel senso che la Regione Siciliana con una propria norma ha, tra virgolette, imposto ai comuni di adottare un regolamento unico entro una determinata data, e viceversa, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma, e questi 120 giorni sono già trascorsi, il regolamento si intende già esecutivo, quindi di fatto stiamo deliberando, stiamo di fatto prendendo atto di qualcosa che è già operativo. Entrando nel merito dei contenuti del regolamento, da un lato lo si può intendere come una ulteriore norma che interviene in un settore che è già di per sé ha moltissime e molto normato, a volte ci sono norme che dicono l'una e il contrario dell'altra, però questo è, ce lo dobbiamo prendere così. Dall'altro invece fa chiarezza relativamente ad alcuni aspetti particolari relativi a determinati interventi edilizi che nel periodo in cui
cui è stata pubblicata l'ultima norma urbanistica, diciamo, della regione siciliana, che risale al 1978, non esistevano. Mi spiego meglio. Il regolamento interviene in maniera importante sulla definizione delle verande, delle pergole, della possibilità di realizzare delle serre fotovoltaiche e delle serre bioclimatiche, e da questo punto di vista è lodevole l'impegno della regione. Dall'altro invece rischia di creare ulteriore confusione, perché non so se avete visto, il regolamento è abbastanza corposo e si aggiunge non scalzando la regolamentazione che già abbiamo. La norma consente ai comuni di adattare il regolamento di tipo alle tipicità, alle esigenze del comune. Questo è noi con la commissione urbanistica, attraverso l'intervento e l'aiuto degli ordini professionali, che ringrazio, abbiamo discusso e apportato alcune lievi modifiche che ci sono consentite della norma, che sono riportate nel testo della deliberazione, cioè della proposta. Il testo è già passato nella commissione edilizia, per cui dopo ho già ricevuto il file, quindi se ci sono ulteriori chiarimenti passiamo direttamente alla votazione. Schifano? Sì. Loconte? Sì. Lorenzo? Sì. Zeraga? Sì. Torcia? Sì. Assente di credere sì. Castiglione? Sì. Bullo? Sì. Mistretta? Sì. Unì? Sì. Anch'io? Sì. Stanza assente. Mancino? Sì. Castiglione si parla assente, quindi 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli. Quindi questa proposta viene approvata. Punto 7, abbiamo posticipato. Adesso comincia la trattazione di una serie di debiti fuori bilancio, quindi sono tutte proposte che vanno anche a incidere su posizioni personali di cittadini, per cui invito tutti i consiglieri a controllare se esistono per ciascuna proposta delle situazioni di compatibilità, eccetera, per qual caso dovranno astenersi. Quindi partiamo. Io un poco l'invito. Ok, arrivederci. Allora, quindi il primo punto, allora, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, locazione locale, già nel 2007 dell'Agenzia delle Case. E c'è la parola al sindaco per la presentazione della proposta. Sì, si tratta, allora, come tutti voi sapete, del comune di Mussomelio, nel tentativo di evitare il trasferimento dell'Agenzia delle Entrate, nella sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate a Caltanissetta, considerando la comunità di servizio importante del territorio, negli anni ha sottoscritto un contratto di affitto con la comune proprietaria. Nel 2019 il comune di Mussomelio, nel tentativo di recuperare le somme ereditarie, magari finti passivi, ha adeguato i locali di proprietà comunale, che sono quelli messo molti per il beneficiare alcuni di questi locali, per trasferire appunto l'agenzia, per cui ha comunicato la cessazione del contratto a fine 31/12/2019. Le operazioni di trasferimento si sono un po' protratte anche a causa dei ritardi con cui sono stati ultimati i lavori che necessitava la restituzione dei locali dello stato originario dei luoghi, e ciò anche a causa
diciamo, del soprattutto Covid che ha un po' rallentato tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che impegnavano le nostre squadre di manutenzione. Per cui i locali sono stati completati a, oltre il secondo semestre, oltre il primo semestre del 2020, per cui il debito di bilancio maturato è il debito non impegnato relativo all'annualità 2020 del fitto passivo, che ammonta a 7.800 euro, era il costo appunto del canone del fitto passivo. E nella seconda metà del 2020 i locali sono stati perfettamente ripresi e riconsegnati ai titoli proprietari. Con lo stato originale per voi, quindi è stato parlato a questo verbale, ha consentito appunto la cessazione del lavoro fino con il precedente affittuario. Grazie, buonissimo. Ci sono richieste di chiarimenti a questo punto? Ok, allora passiamo alla votazione. Schifano? Sì. Laconte? Sì. Valenza? Sì. Buraca? Sì. Roccia? Sì. Assente di credo di sì. Castiglione? Sì. Torre assente Bullo? Sì. Distretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Stanza assente Mancina? Sì. Castiglione di Parra assente. 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, proposta approvata, votiamo per l'immediata esecutività. Schifano? Sì. Loconte? Sì. Valenza? Sì. Misuraca? Sì. Torce? Sì. Migrelli? Sì. Castiglione? Sì. Bullo? Sì. Distretta? Sì. Unì? Sì. Mantio? Sì. Mancino? Sì. Proposto 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, proposta. Punto 9 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio per il rimborso spese legali di un dipendente comunale per la difesa del procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Caltanissetta. Chi presenta la proposta, prego. Si tratta di un debito fuori bilancio maturato in relazione al riconoscimento del rimborso speso da un dipendente comunale. Era stato coinvolto nel procedimento, una richiesta di procedimento penale che poi si è risolta con la piena assoluzione, ovviamente. Però allora a suo tempo, nel marzo 2014, era stato dato dall'allora sindaco di Cumbraosta al nostro dipendente comunale per farsi sentire da un legale. Ovviamente trattandosi di un atto che era maturato nell'ambito della gestione del ruolo, appunto. Dipendente è corretto che venga riconosciuto il rimborso spese al nostro dipendente comunale. Dicevo, l'importo dell'onere legale ammonta a 6.245 euro/12 ed è questo l'ammontare del debito fuori bilancio che oggi viene presentato alla Commissione. Questo ci sono proposte, interventi. Okay. Allora, passiamo alla votazione. Schifano? Sì. Loconte? Sì. Valenza? Sì. Braga? Sì. Torce? Sì. Migrelli? Sì. Castiglione? Sì. Assente Bullo? Sì. Stretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Stanza assente,
12 votanti, 12 voti favorevoli. Proposta approvata, votiamo per l'immediata esecutività. Schifano? Sì. La Conte? Sì. Valenza? Sì. Isuraca? Sì. Orce? Sì. Migrante? Sì. Castiglione? Sì. Ullo? Sì. Stretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Mancino? Sì. Oggi presente, 12 votanti. Proposta immediata esecutività. Riconoscimento debito fuori bilancio e Giorgio Montagnino, decreto incentivo 1779-2020. Se siete d'accordo, va bene, voteremo sicuramente in modo differente, ma Ingoia e l'altro, Montagnino, hanno diciamo la stessa. Si tratta praticamente di un debito fuori bilancio maturato in relazione ad uno dei lavori effettuati da parte del comune di Mussomeli rispetto ai quali non era stato previsto la copertura a suo tempo, la copertura finanziaria e quindi in ragione di ciò chiaramente ovviamente si tratta di un servizio regolarmente svolto dal professionista e quindi al fine di sanare l'obbligazione nel confronto del professionista abbiamo richiesto la formazione del debito di bilancio in questo contesto. L'importo siamo potendo ricordare, giusto? Ma ben meno saremo sempre in sottare. Numero 10. Prima di foto che fa anche un nome. Ecco, l'importo complessivo comprensivo è pari a 1.634,60 e nello specifico appunto si tratta di un lavoro fatto in relazione al completamento della copertura dei edifici scolastici di via Madonna di Fatima, lavori che sono iniziati, ricorderete, a metà del 2015 per poi essere completati in una fase successiva. Questo è il Montagnino. Ok, quindi stiamo votando la proposta numero 10. Schifano? Sì. La Conte? Sì. Valenza? Sì. Draca? Sì. Torce? Sì. Cerino assente, Grande sì. Castiglione? Sì. Real assente, Bullo? Sì. Stretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Costanza assente, Mancino? Sì. Castiglione assente. Allora, 12 presenti, 12 votanti, 12 favorevoli, proposta approvata. Votiamo per l'immediata esecutività. Schifano? Sì. La Conte? Sì. Valenza? Sì. Suraca? Sì. Torce? Sì. Assente, Migrante? Sì. Castiglione? Sì. Bullo? Sì. Istretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Costanza assente, Mancino? Sì. La stessa, diciamo lo stesso lavoro dell'inizio scolastico, lo specifico di una loro privata, ma vale la proposta che riguarda il professionista di avere un progetto che aveva avuto supporto a tutto, mentre dovevo prima avuto il carico di responsabile di sicurezza. In questo caso
ingegnere Mendo era appunto per un morto pari a 6.290 appunto la stessa. Mettiamo il proposto numero 11. Schifano? Sì. Conte? Sì. Parenza? Sì. Giuraca? Sì. Sorge? Sì. Sciarrino? Assente. Grandi? Sì. Castiglione? Sì. Spiega l'assente. Bullo? Sì. Costretta? Sì. Antio? Sì. Assente Mancino? Sì. Castiglione è l'assente. 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, una proposta approvata. Immediata esecutività. Schifano? Lo Conte? Sì. Valenza? Sì. Giuracca? Sì. Force? Sì. Assente, sì. Castiglione? Sì. Bullo, Mistretta, Oni, Antio, Ancino, Castigliano e Stai, 12 presenti, 12 votanti, 12 metri popolari, la proposta. Punto numero 12, il pignoramento del riconoscimento del disoccorso bilancio e ignoramento greco. Sì, questo è un debito che riguarda il debito con il bilancio che riguarda il facilmente per risolvere i conti. Ed è un debito nato in virtù di una, diciamo, controversia legata al fatto, legata al rimborso spese. E alla fine è andata, viene riconosciuta la validità del ragione del creditore e pertanto il debito da riconoscere pari a 2.667,13. Oggi 27 dicembre siamo chiamati a approvare, io ho fatto un po', non sono mai, noi oggi siamo chiamati ad approvare qualcosa come 200.000 euro di debito fuori bilancio. E già questo è un fatto. È un fatto perché io ricordo, ma qualcuno più anziano di me non potrà dare testimonianza, quando si trattava di debiti fuori bilancio, solitamente qualche consigliere o evitava di essere in aula, o essendo di minoranza probabilmente neanche votava il debito fuori bilancio giustamente, eccetera, eccetera. Quindi oggi tutti i consiglieri stanno dando prova di responsabilità votando i debiti fuori bilancio. Però su questo debito fuori bilancio di 2.600 euro che qualcosa voglio dire? Perché è il debito fuori bilancio il più come cifra il più irrisorio, perché ci sono debiti fuori bilancio di 93.000 euro, ci sono debiti fuori bilancio di 18.000 euro, ci sono debiti fuori bilancio di 10.000, 7.000, 13.000, eccetera, eccetera. Questo deve risolvere il dottore Greco di 2.600 euro. Però la cosa che mi sta veramente antipatica è il modo attraverso il quale si perviene questo debito di bilancio. Perché francamente faccio fatica a capire per quale ragione non si è pagato un parcello di 1.000 portiere a un professionista che ha fatto il suo lavoro bene o male, non si sarà fatto un'opinione. Fatto il suo lavoro, ha presentato una battuta di 1.000 euro. Il comune, in prima battuta, ha ritenuto che non fosse un volto dovuto
perché come detto il sindaco si tratta di un rimborso spese naturalmente dovuto a viaggi non presso la sede municipale. E però delle due l'una, o si percorre la prima strada che è l'imposto non è dovuto e quindi ci si oppone al decreto aggiuntivo, oppure si paga la parcella senza far aumentare i costi che sono aumentati. Ripeto, parliamo del nulla rispetto a quello che stiamo votando stasera. Stiamo votando 200.000 euro, parliamo di 2.600 euro. Però la parcella era di 1.000 euro, cioè è aumentato più del doppio. E siamo dovuti arrivare a un pignoramento per riconoscere il 27 dicembre un debito con il bilancio di 2.600 euro. Noi lo voteremo, come abbiamo votato gli altri, anche perché, essendoci una sentenza, anche nelle proposte dell'Intere, noi a letto, visto che non possiamo fare altro, comunque prendere atto, c'è una sentenza, per cui è più una presa d'atto che un riconoscimento del proprio legittimo debito con il bilancio. Però, su questo debito con il bilancio, chiaramente, lo vedo come qualcosa di che non era necessario arrivare a quindi si poteva evitare tranquillamente. Parliamo di una percentuale di 1.000 euro. Però ripeto, se il comune, l'amministrazione era convinta che questo imposto non fosse dovuto, perché non posso essere aggiuntivo? Solo questo, poi noi lo voteremo, non abbiamo votato gli altri. Era solo per dire questa cosa. Ci sono ulteriori interventi? Ok. Allora, mettiamo la proposta numero 12. Ti fanno? Sì. La Conte? Sì. Valenza? Sì. Zeraca? Sì. Norce? Sì. Cialli assente, mi prendi sì. Castiglione? Sì. Correale assente, Bullo? Sì. Ristretta? Sì. Uniti? Sì. Andio? Sì. Cialli assente, Mancino? Sì. Proposta approvata, votiamo l'immediata esecutività. Schifano? Sì. Conte? Sì. Valenza? Sì. Giuraga? Sì. Dorce? Cerino assente, Migrelli? Sì. Castiglione? Sì. Real assente, Bullo? Sì. Distretta? Sì. Unì? Sì. Antio? Sì. Senza assente, Mancino? Sì. Grazie. 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, la posta è detta. Punto numero 13. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, spese legali, attività svolta, avvocato Pellegrino, a seguito di sentenza TAR 769/2022. Causa il perfetto comune. Allora, questa si tratta di un incarico dato nel ottobre 2012, esatto, l'unico municipale, proprio nel 2015, l'avvocato Giancarlo Pellegrino per difendere il comune nei confronti del ricorso presentato dalla società Ipertrade che vi ricorderete aveva chiesto un 1,5 milioni di euro di risarcimento danni. La città di Palermo rigettò il ricorso di Ipertrade, quindi la ragione al comune addirittura riconoscendo al comune il rimborso delle spese legali per 3.000 euro allora appunto il bilancio di 3.000 euro, quindi rispetto a questo veramente il comune incamererà 3.000 euro. La faccenda allora dell'avvocato era pari a 14.591, una parte di questa parcella andava gestita dalla commissione di liquidazione, straordinaria liquidazione, nello specifico 5.836 euro, quindi allora commissione straordinaria di liquidazione propose una transazione all'avvocato pari a 5.000 euro.
5.591, 5.886, 8.754, andò ad essere gestita dalla riserva finale. Quello che appunto proponiamo è il riconoscimento di questo debito, che è un debito legittimo maturato nei confronti del legato, il ricorso contro il legato. Grazie, ci sono interventi. Allora, si rifanno. Conte? Sì. Valenza? Sì. Misuraga? Sì. Torcia? Sì. Assistente, Di Grandi? Sì. Castiglione? Sì. Assistente, Bullo? Sì. Stretta? Sì. Unì? Sì. Mattia? Sì. Costanza, assente. Mancino? Sì. Castiglione? Sì. Mancino. Castiglione? Sì. 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, proposta approvata, vogliamo rinnovare la seduta. Chi parla? Sì. Lo Conte? Sì. Valenza? Sì. Israga? Sì. Torcia? Sì. In assente, Di Grandi? Sì. Castiglione? Sì. In assente, Bullo? Sì. Stretta? Sì. Unì? Sì. Addio? Sì. Mancino? Sì. 12 presenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, proposta approvata. Punto numero 14, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, spese legali, attività svolta dall'avvocato presente nel monaco, a seguito della sentenza Corte di Appello di Caltanissetta 118/2021, relativa alla causa Camere di Costruzione Comune. Anche su questo va fatta una precisazione, credo che sia utile affrontare questa delibera, avvocato relativa al riconoscimento del debito dell'avvocato Rovolto, e l'altra delibera proposta dal giudice relativa al riconoscimento debiti avvocato Balestrelli, perché entrambe comunque fanno riferimento a sentenze e degli interventi che riguardano la causa di cui Mussolini aveva nei confronti della Camera di Costruzione per un intervento svolto nel territorio di Mussolini. E in questo caso i due avvocati, uno era la difesa del comune, però uno per conto di Pitt Giovanni, un partecipato del comune, non so per la partecipazione qualche anno fa, e uno invece per conto del comune, entrambi a livello della situazione del comune, è del Pitt Giovanni, però allora l'accordo dell'amministrazione fu quello di fare l'incarico sul bilancio comunale. Il avvocato Romano, nello specifico, vanta un credito pari a 12.961, che anche qui è una differenza tra il 17.678, che era l'incarico originario, e il 4.716, che invece è la parte liquidata. E quindi la parte differente, differente è pari a 12.960. Analoga situazione per l'avvocato Balestrelli, il quale trova un incarico pari a 12.454, su cui è stata applicata la somma di 4.954, quindi la somma da riconoscere come credito per il bilancio è pari a 7.500 euro. La
da rilevare che la causa con il camion è stata chiusa con una transazione. Ovviamente non è stato riconosciuto l'importo richiesto da Carmine, anzi è stato accordato un importo al Comune di Mussomelico con le cadenze e gli obblighi che sono state concordate a Carmine a rimborsa. Zero.
Orcia? Sì. Lina Sente, Ferrelli? Sì. Castiglione? Sì. Lina Sente, Bullo? Sì. Rispetta? Sì. Lì? Sì. Anch'io? Sì. Costanzo assente, Mancino? Sì. Castiglione assente, 12 assenti, 12 votanti, 12 voti favorevoli, proposta approvata. Votiamo per la presentabilità. Schifano? Sì. Locondra? Sì. Valenza? Sì. Zuraga? Sì. Roccia? Sì. Carino assente, Migrelli sì. Castiglione? Sì. Real assente, Bullo? Sì. Rispetta? Sì. Unì? Sì. Mantio? Sì. Roccia assente, Mancina? Sì. Castiglione sì, con assente. 12 voti favorevoli, 12 voti favorevoli, poi possiamo dire la presentazione. Proposta numero 17, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, per esecuzione sono disposto al giudice di esecuzione del proprio presenza, numero ROL 138/2020. Anche qui siamo di fronte a una sentenza da parte del Tribunale di Campo di Setta relativa prevalentemente al riconoscimento di un debito per espropriazione, per occupazione, un debito occupazione del suolo. Si tratta di un debito maturato su un'area relativa a via Giordano Bruno e si tratta di un'area sulla quale sono stati effettuati lavori urgenti di costruzione di rete fognaria. Era stato convenuto allora un carico all'avvocato Piero Sorce, una sentenza era stato dichiarato processato oggetto del contendere per 18.599, era stata confermata il resto della sentenza pari a 93.967,99, quindi a seguito di sentenza non possiamo fare altro che riconoscere il debito. Allora, quindi passiamo alla votazione, il punto numero 17. Schifano? Sì. Boconte? Sì. Valenza? Sì. Misuraca? Sì. Sorce? Sì. Cerina assente, Nigrelli? Sì. Castiglione Salvatore? Sì. Reale? Sì. Bullo? Sì. Mispreccia? Sì. Munì? Sì. Mantio? Sì. Costanza assente, Mancina? Sì. Castiglione Cipano assente, sono 13 presenti, 13 votanti, 13 voti favorevoli, proposta approvata. Passiamo all'immediata semplificata. Schifano? Sì. Conte? Sì. Valenza? Sì. Misuraca? Sì. Sorce? Sì. Scerlina assente, Migrelli sì, Castiglione? Reale? Sì. Bullo? Sì. Rispetta? Sì. Unì? Sì. Andia? Sì. Stanza assente, Mancino? Sì. Castiglione di Quattro. Ci vediamo, 13 votanti, 13 voti favorevoli, proposta immediatamente seguita. Sì, prego. Credo che dobbiamo semplicemente per ribadire ringraziare i consiglieri per il senso di responsabilità mostrato per l'approvazione appunto del debito di bilancio, come è utile ricordare che si tratta di debiti maturati a seguito di sentenze da parte del tribunale rispetto alle quali sentenze non possiamo fare altro che prendere altro e obbedire o maturate a seguito di crediti legittimi che non erano stati
riconosciuto comunque che non erano, le cui somme non erano state correttamente impegnate all'epoca in cui il credito era maturato. Quindi grazie al Presidente per il senso di responsabilità mostrato. Ovviamente, come normale che sia, credo che ognuno abbia approfondito le tematiche in base ai documenti che sono stati puntualmente trasferiti dall'ufficio di segreteria, così come è avvenuto anche immagino in altri contesti, anche nei collettivi in cui sono state affrontate le questioni specifiche. Era solo per rimarcare questo. Grazie. A questo punto resterebbe la trattazione dei due punti che abbiamo richiamato. Il Presidente del Consiglio di Revisione fa sapere che hanno bisogno ancora di qualche minuto, quindi io direi o aggiorniamo la seduta alle 20, così abbiamo il tempo di far arrivare e giustamente aggiornare, oppure dobbiamo rinviare la trattazione, l'alternativa per rinviare la trattazione domani. Domani? Io direi di sospendere la seduta, se voi siete d'accordo, e aggiornare la seduta. Oppure, se possiamo anche una proposta, nel frattempo facciamo, illustriamo qual è il contenuto della proposta, si rivolta a ottimizzare una dichiarazione di voto. Allora, vediamo la proposta. No, attenzione, il sindaco di presentare la proposta della delegazione, cioè quella che diciamo dovremmo ora affrontare. Eventualmente se nelle more arrivato a te, non lo esaminiamo insieme, puntiamo, prima che dovremmo sospendere comunque la seduta. Credo che la presentazione un po' di tempo. Va bene, quantomeno è. Ci dobbiamo il tempo ottimizzato. Ci portiamo avanti. Quindi abbiamo il punto, che originariamente era il punto numero 4, la lezione a bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, quindi c'è la parola da parte del sì, io farò ovviamente un inquadramento di carattere generale, poi nel dettaglio abbiamo a disposizione ovviamente che ci potrà spiegare in modo analitico i temi oggetto della variazione. Si tratta di una variazione ovviamente fatta nel pieno rispetto del 175, del 2, dell'articolo 175 del 2, e io la dividerei in tre parti, volendo fare una distinzione in macro parte. La prima parte riguarda lo stanziamento, quindi la possibilità di impegnare, prendendo lo stanziamento, delle somme in contributi per il caro energia che ha colpito soprattutto nella seconda parte dell'anno 2022, anche il contributo verso, ovviamente. Caro energia non ha colpito purtroppo solo le famiglie e le piccole e medie imprese energivore o meno, ma ha colpito anche gli enti locali. E proprio in ragione di ciò, proprio perché anche attraverso l'ANCI dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani abbiamo fatto presente la situazione critica che i comuni avevano rispetto specifico rispetto a questo tema, sia il governo nazionale che quanto il governo regionale, nell'ultima sua variazione, hanno previsto appunto il trasferimento di contributi straordinari per l'extra costo che nel frattempo i comuni hanno subito, soprattutto dicendo in questa seconda parte dell'anno 2022. Basti pensare ad esempio, giusto per dare un paio di parole, che il comune Mussolini mediamente pagava intorno a 46-50 mila euro al mese per il costo di energia, invece ci sono state appunto addirittura di 86 mila euro in un mese, quindi questo per
nel senso dell'extra costo che anche i comuni hanno, hanno purtroppo subito da questo caro energia verificato. Nello specifico, quindi, si tratta di un contributo straordinario dell'ordine di 128.298,74 che è maturato grazie ai specifici provvedimenti da parte del governo italiano, ad esempio con il decreto convertito in legge 34/2022, 91/2022, 142/2022, 175/2022 e l'ultimo che è il decreto legge 169 che è in fase di conversione. Complessivamente quindi le somme ulteriori assegnate al governo nazionale sono 128/298, mentre le somme assegnate al governo regionale a seguito dell'ultima variazione del bilancio fatta nei primi giorni di dicembre ammonta per il comune di Bussomene 99.899,59. Quindi complessivamente per l'anno 2022 il comune beneficerà di un extra trasferimento di circa 228.000. Questo ovviamente è inutile sottolineare il fatto. Diventa elemento estremamente importante per dare equilibrio al bilancio comunale. E quindi questa è un primo macro intervento relativo alla variazione del bilancio. Il secondo macro intervento riguarda invece le somme che sono state assegnate al Comune di Bussomene in ordine a progetti riconosciuti e approvati con il PNRR. Ovviamente anche qui abbiamo il parere dell'ARPA che dà sostanza a questa variazione di bilancio, consentendo ai comuni, proprio nell'ottica di celerità nelle operazioni di spesa del PNRR, sapete tutti abbiamo un cronoprogramma molto cadenzato da seguire, è più difficile sarebbe se non facessimo le variazioni di bilancio. Si tratta di interventi approvati con il PNRR, non soprattutto proprio all'ultimo finanziamento ottenuto con il riconoscimento di un contributo di circa 2 milioni di euro proprio per la riqualificazione di questo stabile che stiamo adesso nel Palazzo Scadari e in più nell'ambito della variazione proprio anche degli allineamenti relativi a tutta l'edilizia scolastica che ammonta a circa 5.600.000 euro, nello specifico 495.000 euro per la scuola di via della Naturalice, per la scuola materna. 1.582.287 che riguardano gli edifici di adesso di Divisi e l'Istituto Comprensivo Paolo Piazza di Bussomene, 1.400.000 euro che riguardano invece gli interventi nell'immobile di via della Merlo Franco e altri, perché ovviamente c'è anche via Polo, questo ultimo intervento di parlare. E 1.214.275 che riguardano interventi del resto del settore del Stato. Quindi si tratta di questo genere di interventi in particolare, poi il terzo blocco riguardo la versione del bilancio e in ordine a diversi interventi, riguardano le politiche sociali. Si tratta appunto di allineamenti, di assestamenti e anche per alcuni contributi riconosciuti, quindi per poter essere impegnati necessitano di essere stanziati. Nello specifico parliamo di interventi legati alla legge sui disabili in modo specifico, in modo particolare. Ecco, questa è l'impatto più grande
della variazione del bilancio che oggi vi viene sottoposta in consiglio, in attesa appunto che la parte dell'organo del Consiglio. Grazie Sindaco, su questa votazione c'è richiesta di precisazione? Con questo intervento del sindaco. Una volta che siamo entrati nel merito della proposta, non abbiamo alternativa che vi propongo di sospendere la trattazione fino alle 20. Possiamo parlare dell'altro punto? Come? Spieghiamo anche l'altro punto. Dovremmo passare la trattazione senza aver votato? Ok. Se spiega la posizione per questo debito sicula trasporti. Si tratta di un servizio legato allo smaltimento in discarica di rifiuti solidi urbani contenuti presso l'impianto di termine dello smaltimento in discarica in Monte Santa Anastasia, distinta da Orcos, in contrada materna presente alla Catalanzaro Costruzione. Nel mese di dicembre 2016 fu fatta questo trasferimento duplice da un lato nella discarica di Monte Santa Anastasia appunto e dall'altro nella discarica appunto di Catanzaro Costruzione. Esatto. Si tratta di intervento, come sapete tutti, all'epoca il servizio di conferimento di discarica funzionava con un decreto specifico da parte della regione Sicilia, presente con la regione, che indicava ai comuni le discariche presso cui conferire indifferenziato. Il comune di Mussomelli allora era affidato alla ditta Catanzaro Costruzioni e tutto avveniva per il tram della ditta Trenitalia, quindi ditta Trenitalia che è autorizzata per le stazioni di trasferenza che era differenziata da parte di tutti i comuni e poi questa differenziata veniva trasportata presso le singole discariche. Nel mese di dicembre 2016, oltre al trasferimento della discarica di Catanzaro Costruzione, è stato effettuato una parte del trasferimento presso la Orcos, trasferimento che non era stato inserito nei costi, o meglio che non era stato nella fattura elettronica che era stata trasmessa da parte di Sicura Trasporti. Di fatto non era stata recepita nella piattaforma da parte del comune. Per cui questo credito da parte della ditta Sicuro Trasporti ovviamente rappresenta un costo per il comune di Mussomelli, quindi non adeguatamente impegnato all'epoca. Conseguenza viene richiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio. In 12 anni, quasi 13 anni, non si
mi era mai interessato di dover attendere il denaro che era il padre del mio soldo. Oramai insomma, non mi arrabbio neanche più, mi sono rassegnato, che è già brutto di per sé, la rassegnazione è già brutta, perché sempre il consiglio dovrebbe tutelare il consigliere comunale, dovrebbe tutelare l'intero consiglio comunale e la funzione che questo svolge, e prima di convocare il consiglio comunale dovrebbero essere postati tutti i documenti, perché non siamo qua perché ce l'ha prescritto il medico, siamo qua per svolgere una funzione che non riusciamo a svolgere, per cui io non attendo più nulla, vi dico come la penso sia sull'operazione del bilancio sia sul debito nei confronti dei singoli trasporti, dopodiché fate lo scopo di riflessione, i pareri dei revisori sul debito fuori bilancio, anche questi sono arrivati dopo la convocazione del Consiglio Comunale, come voi sapete. Sono arrivati la notte del 24, assieme a Gesù Bambino. Sono arrivati i pareri delle revisore. È nato Gesù Bambino e arrivati i pareri delle revisore. E già questo, è già questo, come dice qualche consigliere, dobbiamo stare il 26 a leggere le carte, i pareri delle revisore. Mandano i pareri delle revisore sulla variazione di bilancio e sul debito sicuro alla scuola. Per cui noi sulla variazione di bilancio ci esteniamo. L'avremmo fatto comunque perché non abbiamo volato il bilancio di previsione, per cui in maniera molto onesta diciamo che noi sulla variazione di bilancio ci esprimiamo. Ma ripeto, metto in evidenza che manca il parere del previsore alle 19.40. Per quanto riguarda il debito della singola trasporti, bisognerebbe un attimino ricostruire la faccenda. È arrivato un primo parere del revisore che dà parere negativo, c'è stato un emendamento dell'ingegnere Alba che cerca di sanare i rilievi fatti dai revisori, e io vi dico che noi anche con un parere favorevole questo debito non lo vuole, per una ragione molto semplice: non si tratta di un debito che deriva da una sentenza, che non c'è nessun giudice che ci dice che noi dobbiamo pagare per questo debito, e ci sono molte contraddizioni, contraddizioni che non vengono fugate, perché riteniamo che non sono stati depositati tutti i documenti. Ieri, per esempio, io le ho scritto un elenco di documenti che a noi occorrono per poter dire la nostra su questo debito, e che secondo noi sono necessari, perché ripeto, un'amministrazione che crede, che chiede ai consiglieri comunali di prendersi la responsabilità di votare un debito fuori bilancio, deve mettere questi consiglieri comunali tutti nella condizione di maturare una scelta quanto più basata su fatti. Andiamo con l'ordine. Il comune conferisce, come diceva il sindaco nel 2016, in due discariche. Una discarica gestita da Oikos, a Monte Santa Anastasia, e una discarica gestita da Catanzaro Costruzioni, a Siculia. La società che si occupa del trasporto di questi rifiuti è la Treno. Nel 2016, dicembre 2016, fino al 2020, anzi, fino a una parte del 2021, il Comune Mussomeli è convinto di aver saldato le fatture relative al dicembre 2020 per il completamento di discarica con una fattura pagata di 9.700 euro alla Traina. Una fattura che c'è tra i documenti. Nel 2021, a distanza di 5 anni, arriva una richiesta di pagamento da parte della Sicura Trasporti per pagare un debito di 22.000 euro, che con spesa legale e altro si andava a oltre 26.000 euro. Il comune, dal carteggio che insomma si evince perché non c'è, dal carteggio si evince che il comune ha risposto alla Sicura Trasporti contestando il credito, dicendo che questo comune non ha mai sottoscritto un contratto con la Sicura Trasporti,
cosa che aveva fatto con la Catanzaro Costruzioni e con la Colos, e quindi non intende pagare questo importo. Il comune scrive altre, in mia altre note alla Tombiente, all'SVR, alla Treina, dicendo che non sa nulla di questo conferimento in discarica nel dicembre 2016. Tant'è che il comune stesso scrive che dal 1 dicembre al 22 dicembre si è conferito nella discarica gestita da Oikos e dal 23 dicembre al 31 dicembre si è conferito nella discarica gestita da Catanzaro Costruzioni. La Sicula Trasporti scrive anche a Traina dicendo dove c'è questo debito da saldare. O lo saldate voi, la sto facendo molto, o lo saldate voi o lo salda il comune di Mussomeli. Traina, la società Traina, tramite il suo avvocato, scrive al comune dicendo guardate che dovete pagare voi perché voi mi avete autorizzato a conferire delle discariche gestite da Sicula Trasporti. Tutti questi carteggi si eliminano, ma alcuni di questi non ci sono, perché c'è la commissaria dell'ATO, la liquidatrice in Italia, che dice che il comune ha mandato una nota. Si eliminano queste cose. Allora io mi chiedo, c'è un contratto sottoscritto tra il comune di Mussomeli e la Sicula Trasporti? Punto interrogativo. Se c'è, perché non c'è stata data copia? Punto 2. C'è un'autorizzazione messa per iscritto nella quale il comune autorizza la Traina a conferire nella discarica di Sicula Trasporti? Se c'è, perché non c'è stata data copia? E poi ci sono tutta una serie di note, adesso le renderò segretario, le prego di prendere nota, perché noi vogliamo dire la nostra su questo debito con il bilancio. Che significa? Che chiede al Consiglio Comunale di rinviare il prossimo Consiglio Comunale a questo punto e nel frattempo farci pervenire le note che adesso le chiede. Viceversa, noi non siamo nelle condizioni di poter dire se è legittimo o meno questo debito con il bilancio. Le note che le chiedo sono nota protocollo numero 23228 del 15/11/2021 del Comune di Mussomeli. Nota dell'atto numero 803 del 2021 dell'8/10/2021. Nota numero 19511 del Comune di Mussomeli. Nota numero 777 del Comune di Mussomeli. Nota numero 777 del Comune di Mussomeli. 2021. Nota del 17/11/2021, sempre del comune. Nota Traina del 25 novembre 2021. PEC dell'avvocato Buscemi, difensore della Traina, del 12/7/2022. Nota. La PEC dell'avvocato Buscemi del 12/7/2022. Nota SRM del 13 gennaio 2017. Oltre al contratto sottoscritto del comune con la Sicula Trasporti, se esiste, e dell'autorizzazione da parte del comune alla ditta Traina per conferire la discarica della Sicula Trasporti, se esiste. Dopodiché siamo nelle condizioni di poter dire se è legittimo o meno. Per cui la nostra richiesta è di rinviare questo punto al prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Io vi chiedo di sospendere la seduta per 20 minuti. Scusa, perché? Sì. Ho fatto una richiesta, se è possibile rinviare questo punto al prossimo giorno.
Allora, noi possiamo, possibilmente ci troviamo nella condizione, prima di pronunciarsi su questo, cioè possiamo trovare la condizione che abbiamo ricevuto un parere positivo. Ma sarebbe il parere fosse positivo. Sì. Noi per quanto abbiamo avuto queste dubbi vogliamo tutta questa nota. Sì. Credo che la nota del consigliere comunale sia utile avere tutta la giusto, nostra. Però vorrei mettere a votazione questo argomento in cui andiamo a votare questa proposta. L'abbiamo trattato. Per cui vi chiedo, vi propongo di sospendere la seduta per 20 minuti a partire da ora. All'esito dei 20 minuti, valutando quello se abbiamo la ricezione dei documenti, anche se ci fosse un parere positivo per quel che è il debito fuori bilancio, voteremo la richiesta del consigliere Moni di un eventuale rinvio e trattazione per essere disponibile. Ok? Quindi chi è d'accordo alla sospensione della seduta per 20 minuti rimane in seduta. Quindi sono in modo di sospensione, ci aggiungiamo alle 20:10. Mancino? Sì.
Castigliano Silvana, assente. 12 presenti, 10 votanti e 2 astenuti, 10 voti favorevoli, la proposta è immediatamente esecutiva. Proposta debito fuori bilancio, sì, con la trasporti. Abbiamo un parere positivo all'emendamento proposto dall'ingegnere Alba, però prima dobbiamo votare la proposta del consigliere Monin del rinvio della trattazione per specificare, per approfondire le questioni. Presidente, posso? Prego, solo per aggiungere un elemento, volevo semplicemente mettere a corrente il Consiglio Comunale della possibilità che possa pervenire un decreto aggiuntivo, ovviamente se superiamo i tempi, che ovviamente farebbe lievitare il costo da 22 oltre sanzioni e interessi. Quindi era solo per precisare quanto gli uffici ci rappresentano. Prego, deve essere lo sconto del fatto che c'è un motivo, un mese di tempo. No, ovviamente da questo punto di vista, come avete avuto modo di leggere dalla documentazione in atti, è stato raggiunto un accordo fra società Sicura Trasporti e Comune, nel senso che la proposta di pagamento della cifra X è valida se il pagamento non avviene entro una certa data, se non ricordo male scade il 15 gennaio. Questa è la data esatta, non mi ricordo, ma dalla documentazione questo ci evince. Questo lo stiamo la documentazione ce l'ha. La proposta di negoziazione fiscale. Votiamo la proposta del consigliere Munini, il rinvio della trattazione di questo punto all'ordine del giorno. Allora, Schifano? No. Lo Conte? No. Valenza? No. Misuraca? No. Torce? No. Scelina Assente, Nigrelli? No. Castiglione? No. Porreale? No. Bullo? No. Stretta? No. Ni? Sì. Anti assente, Costanza assente, Mancino? Sì. Castiglione Silvano? Assente. Quindi 12 presenti, 12 votanti, sono 2 voti favorevoli e 10 negativi. Quindi la proposta non viene rinviata. Votiamo adesso, dobbiamo prima votare l'emendamento depositato dall'ingegnere Alba, che ha portato a effettuare una protezione per il testo. Emendamento. Schifano? Sì. Lo Conte? Sì. Valenza? Sì. Misuraca? Sì. Sorce? Sì. Scerlino Assente, Nigrelli sì. Castiglione? Sì. Orreale? Sì. Bullo? Sì. Mistretta? Sì. Unì? Quanti assente, Costanza assente, Mancino? Castiglione Silvana assente. Quindi abbiamo 12 presenti, 10 votanti, 10 voti favorevoli. L'emendamento viene approvato. Votiamo la proposta emendata. Schifano? Sì. Lo Conte? Sì. Valenza? Sì. Braga? Sì. Sorce? Sì. Scerlino Assente, Nigrelli sì. Castiglione? Sì. Correale? Sì. Bullo? Sì. Mistretta? Sì. Unì? Pantino assente, Costanza assente, Mancino? Prego. Voto no. La proposta. La proposta va emendata. Prego. Molto no, perché come già anticipato dal collega Munini, è l'unico debito fuori bilancio che non si fonda sulla sentenza.
Tra l'altro il sindaco parlava del credito più chiedo, a mio giudizio non è così certo forse il credito, quindi non so se dovesse arrivare un credito più chiedo. Peraltro, tutti i crediti che sono arrivati, addirittura sono arrivati dopo il 20 giugno, quindi pignoramente, e oggi noi ci preoccupiamo di un eventuale decreto. Quindi, che senso ha? Avremmo potuto, se dovesse arrivare il 20 giugno, impugnarlo, e chi lo sa, magari anche potrebbe andare a compiere una posizione sulla scorta del fatto che manca tanto capito un po' di carteggio, come indicato dal consigliere. Quindi io voto no. Grazie consigliere Mancino, quindi sono 12 consiglieri presenti, 11 votanti, sono 10 voti favorevoli e un voto contrario. La proposta è approvata, dobbiamo votare e rimanere sentita. Schifano? Sì. Lo Conte? Sì. Valenza? Sì. Usraga? Sì. Sorcia? Migrelli sì, Castiglione sì, Orreale sì, Bullo sì, Fispetta sì, grazie. Prego. Io mi astengo anche questa votazione, però chiaramente vorrei comunque leggere degli uffici le note che ho richiesto di mandare la votazione e vorrei sapere se c'è la possibilità stasera stessa, se la stessa, se c'è un contratto sottoscritto tra il comune e la singola trasporto, se esiste. C'è il contratto di che è la stessa di trasporto. Quindi un specifico contratto con la singola? Non c'è. Uno specifico contratto con singola? Così come con Catanzaro, che conosco, non c'è. Il contratto di Catanzaro insiste sul decreto del Presidente, diciamo anche l'anno, il Presidente della Siciliana, che individua a fare discarica, cioè quale discarica di sì. Dopo si chiede se quella discarica di Catanzaro non più ricevibile, perché ci sono stati periodi in cui le discariche, malgrado possono individuare, i comuni non potevano più scaricare perché erano al colmo della loro carenza. E quindi in quel momento il tema è tornare indietro con l'unità del teatro oppure scaricare un'altra discarica. Secondo me, così come c'è il contratto tra il comune Oikos e il comune Catanzaro, dovrebbe esserci un contratto con la SIP, al di là del decreto del stesso piano. Non c'è il contratto, abbiamo capito che non c'è un contratto specifico. C'è un'autorizzazione, così come sostiene Train, che il comune ha autorizzato Train a comprendere questo stato. Train in un noto restrittamente. Il comune di Mussomeli mi ha autorizzato a convenire questa discarica. C'è questa nota, non possiamo sapere se c'è questa documentazione. Non c'è questa documentazione. Ma lo sappiamo se c'è questa autorizzazione. Ci possiamo parlare un tempo. Quando ti chiedono, possiamo scaricare, altrimenti ritorno indietro, ti fanno l'autorizzazione. Anche via mail. E quindi c'è. Anche verbale. Ma perché così? Ma non è questo, ci stiamo prendendo la responsabilità di pagare un debito di 26.000 euro senza che ci sia né contratto né autorizzazione. Io c'è l'autorizzazione. Io lo capisco, ma cioè non è che non capisco il solo. Cioè noi abbiamo autorizzato la legge, abbiamo legittimato il debito per 180.000 euro. Poi non penso che ci sia un problema su 26.000 euro. Però dico, no, mi è chiaro, io sono stato poco fa a esplicitare, anzi, a mettere in risalto la responsabilità del consigliere, per cui sempre la responsabilità del consigliere. Dico semplicemente, per la questione differenziata, così come il punto, ma in una ragione particolare, per una questione differenziata, soprattutto in quei periodi di a cavallo in cui c'era la gestione, perché come lei ha visto dalle note, la nota è sottoscritta dal commissario straordinario Vella, che era il commissario incaricato dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, allora Presidente Concetta, che nominò il commissario Vella a gestire la partita dei rifiuti.
per essere chiaro, l'SRF entrerà in funzione a settembre 2017, quindi a dicembre 2016 dovrebbe andare. Lato ambiente e limitazione. Il commissario straordinario sull'ambiente è un SRF che non lo è. Quindi la gestione operativa del servizio è in capo al commissario straordinario nominato con ordinanza del presidente della regione siciliana, allora Rosario Crocetti, che nominò il commissario Crocetti. In quella situazione accadeva spesso che le discariche individuate con apposita ordinanza, allora che comunque il Sorrento aveva l'ordinanza, cioè la discarica di riferimento nostro, non andavamo a scaricare, era la discarica che avanzava la soluzione, che però per alcuni periodi, a causa del sovrappieno, a causa del fatto che molte, che alcune discariche erano in sovrappieno e quindi caricavano altre discariche, in alcune situazioni era indispensabile, pena emergenza sanitaria all'interno del paese, andare a scaricare indifferenziata in altre discariche non individuate dal decreto. E lei capisce bene che non c'è il tempo, non c'era il tempo perché c'era un'ordinanza speciale che incaricava un commissario, che era appunto il commissario Vella, non c'era il tempo di sottoscrivere un contratto, perché se dall'oggi al domani nel giro di un'ora ti veniva detto in questa discarica non puoi entrare più perché siamo arrivati al limite, quindi le alternative erano o ritornare indietro con un differenziato creando un problema igienico sanitario, oppure andare a scaricare un'altra discarica con una prestazione di servizi, perché dobbiamo ricordare, e lo ricordo, che ovviamente i mezzi viaggiavano con apposite bombe di carico che definivano la quantità dei rifiuti, che in quel caso non differenziava che c'era, c'era una bomba di carico di partenza e una bomba di carico di scarico all'entrata. Per cui il fatto che non ci sia questa stazione di servizio è stata comunque. Sì, io il contesto, io lo conosco, cioè tutta la vicenda io la conosco, che c'era un problema. Il problema qui è un altro. Qui anche l'SRF, anche Vella, nella nota di Vella, Vella dice 8 se Catanzaro, non dice 50, se no, anche nella nota avete fatto una richiesta all'Ato, vabbè, Vella dice, a dicembre si è scoperto un suo essere arrivato, nella discarica gestita da Catanzaro e nella discarica gestita, cioè noi stiamo parlando in debito su quello che dice Traina. Traina dice, il comune di Suele ci ha autorizzato a scaricare, dico, c'è qualcosa che si può risolvere. Perché secondo me si può trasporto, si vive anche a Traina, perché se Traina non è autorizzato, io vorrei capire come andava scartato, non è scarta, non è autorizzato. Ovviamente abbiamo il dato dei conferimenti nei mensili, perché altrimenti non dovremmo autorizzare, cioè se in un mese scarichiamo 100 e in quel mese abbiamo pagato per 20, dietro un formulario certificato che riporta le quantità, è una prestazione di servizi che benché non sia in presenza di un contratto, è una prestazione di servizi presa. Quindi stavamo votando l'immediata esecutività della proposta, consigliere Munito, assente, sì. Voluto, Valentino assente, Costanza assente, Mancino, no. Castigliano Silvano, assente, per cui sono 12 presenti, 11 votanti, 10 favorevoli e 1 negativo. La proposta è questa. Sì, 10 in favorevole e 1 contrario. Esatto. Quindi la proposta è immediatamente eseguita e con questo abbiamo esaurito i punti dell'ordine del giorno. Grazie a tutti per la presenza, per la collaborazione, per l'attesa. Auguri di buon anno a tutti voi e a tutti.